Avevo il giornale ancora in mano e lo voltai per cercare in seconda pagina qualche dono migliore di quelli dell'ama. Gli occhi mi andarono su un suicidio, così, in grassetto. Pensai subito che potesse essere quello di Monte Carlo e m'affrettai a leggere, ma mi arrestai sorpreso al primo rigo, stampato di minutissimo carattere. «Ci telegrafano da Miragno». «Miragno? Chi si sarà suicidato nel mio paese?» Lessi. «Ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora di un mulino un cadavere in stato d'avanzata putrefazione». A un tratto la vista mi s'annebbiò, sembrandomi di scorgere nel rigo seguente il nome del mio podere. E siccome stentavo a leggere con un occhio solo quella stampa minuta, m'alzai in piedi per essere più vicino al lume. Putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stia, a circa 2 chilometri dalla nostra città. Accorsa sopra il luogo l'autorità giudiziaria, con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro... Il cuore mi balzò in gola e guardai, spiritato, i miei compagni di viaggio che dormivano tutti. Accorsa sopra il luogo, estratto dalla gora e piantonato, fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario... Io. Accorsa sopra il luogo più tardi, per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni, causa del suicidio, dissesti finanziari. Io. Scomparso. Riconosciuto. Mattia Pascal. Rilessi con piglio feroce. E col cuore in tumulto, non so più quante volte quelle poche righe. Nel primo impeto, tutte le mie energie vitali insorsero violentemente per protestare, come se quella notizia, così irritante nella sua impossibile laconicità, potesse anche per me essere vera. Ma se non per me, era pur vera per gli altri, e la certezza che questi altri avevano fin da ieri della mia morte era su me, come un'insopportabile sopraffazione permanente, schiacciante. Guardai di nuovo i miei compagni di viaggio, e quasi anch'essi lì sotto i miei occhi riposassero in quella certezza, ebbi la tentazione di scuoterli da quei loro scomodi e penosi atteggiamenti, scuoterli, svegliarli per gridar loro che non era vero possibile. E rilessi ancora una volta la notizia sbalorditiva. Non potevo più stare alle mosse. Avrei voluto che il treno s'arrestasse. Avrei voluto che corresse a precipizio. Quel suo andar monotono, da automa duro, sordo e greve, mi faceva crescere di punto in punto l'orgasmo. Aprivo e chiudevo le mani continuamente, affondando le unghie nelle palme. Spiegazzavo il giornale, lo rimettevo in sesto, per rileggere la notizia che già sapevo a memoria, parola per parola. Subito... Non tanto per ingannare gli altri, che avevano voluto ingannarsi da sé, quanto per obbedire alla fortuna e soddisfare un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altro uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato, che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un mulino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo, ormai, e più solo di come ero io, non avrei potuto essere sulla terra. Sciolto nel presente d'ogni legame ed ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'anni, come mi sentivo leggero. Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me ormai ragione d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a me. Potevo
E dovevo essere l'artefice del mio nuovo destino, nella misura che la fortuna aveva voluto concedermi. E innanzitutto dicevo a me stesso, avrò cura di questa mia libertà. Me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove. Né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piuttosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco una nuova educazione. Mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché alla fine io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini.